Ciao a tutti ragazzi da Aerofarm, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire insieme un nuovo gioco che è uscito già da un po' di tempo, in realtà è uscito credo all'inizio del 2005, che è Professional Lumberjack 2005, gioco che ho comprato da GameStop a 4,98 euro e vi anticipo già da subito che c'è un motivo se costa, diciamo così, poco. Comunque andiamo a vederlo insieme. Qualcuno di voi vuole acquistarlo, sa già da che parte, diciamo, andiamo a parare. Facciamo il tutorial perché gli ho dato uno sguardo un attimino anch'io, perché così vi faccio vedere due o tre cosette. Tanto dal tutorial capiamo tranquillamente di che cosa stiamo parlando. Allora, benvenuto a Professional Lumberjack, va benissimo. Dobbiamo salire sulla nostra macchina. Qui impareremo le meccaniche base del gioco. Allora, iniziamo già a vedere che la cura dei veicoli non è un granché. Comunque vi assicuro che questo pick-up non è già male per come è fatto rispetto a quello che vedremo dopo. Andiamo alla segheria, non so se ho un volume, opzioni audio, volume musica basso, volume suoni abbassiamo perché non vorrei che sia troppo alto. Ripristina la partita. Andiamo avanti. Fisica di gioco 0, guardate, cioè ero a quanto 50 km orari, 2 metri e sono già fermo. Ho provato a giocare anche con il volante, ma diventa ingiocabile perché non fai ora a mollare i pedali che praticamente è già ferma la macchina. Come vedete non ha come dire, una guidabilità buona, nel senso che va un po' così, una velocità esagerata per andare su strade di campagna. Vedete che da 105 all'ora in mezzo secondo ero già fermo, quindi come avrete già capito la mia recensione non è positiva su questo gioco. Me l'avevano anche già detto, ma visto il prezzo ho voluto comprarlo lo stesso per portarvelo, fare giusto un video o due, poi al limite se qualcuno di voi lo vuole acquistare almeno sa appunto di che cosa si tratta. No, proviamo ad andare di qua. Vedete che come grafica siamo un attimo, come fisica siamo un attimino ai giochi di una volta. Ho sbagliato strada. Per chi è amante dei simulatori come lo sono io, non si troverà molto bene perché appunto è fatto un po' così sto gioco. Mentre nel caso abbiate magari un fratellino o vostro figlio che è come dire, che si sta appassionando a queste cose, però che magari non è ancora abbastanza grande per giocare seriamente ad un simulatore, questo qua è veramente molto semplice, quindi in quel caso lì ve lo posso anche consigliare. Vediamo se riesco ad andare con una camera esterna, perché se no non vedo una fava di dove vado. Eccoci qua. La mappa di gioco è veramente molto grande, forse anche troppo, infatti vedete che per raggiungere un punto che non si sa dove sia veramente ci stiamo mettendo delle ore. Ovviamente le indicazioni sono quel che sono, nel senso che se la direzione di guida da mantenere è questa che stiamo prendendo adesso, non capisco perché prima mi dicevo di andare di là, quindi anche da questo punto di vista qua è fatto male. Il gioco presenta numerosi scatti, quindi avrà dei bug, errori, se qui trasporterai i tronchi per poterli vendere o per poterli lavorare, non ho letto bene. E sì, appunto è scattoso, ogni tanto sembra che vada in errore, poi si riprenda, comunque va bene così. Allora, entriamo nella battitrice, quindi qui siamo arrivati nella nostra azienda. Entriamo nella nostra bella abbattitrice. Bella è un modo di dire, è veramente molto un modo di dire, perché se guardiamo come è fatta, vediamo che è veramente molto molto minimalista, quindi cura nei dettagli praticamente zero, e poi vedremo anche la fisica di gioco a macchina in moto, che veramente fa pena, se mi consentite di dire che fa pena, fa pena. Qui abbiamo la possibilità di movimentare il nostro braccio con il mouse.
c'è anche la visuale dall'interno cabina, almeno questo c'è, però mi volevo soffermare appunto su come è fatto il mezzo. Se guardiamo, forse la cosa, l'unica cosa appena passabile sono le ruote forse, ma per il resto veramente siamo, si chiama Professional Lumberjack 2015, quindi uno quando lo acquista dice beh insomma è del 2015, quindi dovrebbe avere una cura nella grafica e nella fisica di un certo tipo, non dovrebbe essere poi tanto male. Invece ci troviamo di fronte a praticamente a un gioco che ha la grafica pari a quella di 10 anni fa, se non addirittura 15. Vediamo con dove cavolo mi fa andare, con tutti gli alberi che ci sono qua da tagliare mi fa andare in campo al mondo. Una cosa che ha di realistico è che questa battitrice, come viene chiamata nel gioco, che sarebbe la diretta concorrente della Pons Scorpion che abbiamo in farming, guardate che scatto che ha fatto, viaggia comunque ad una velocità reale, comunque 19 km orari per un macchinario come questo, direi che è corretto. Questo, su questo ci hanno azzeccato. L'idea di base per questo gioco non è male, ragazzi. Il gioco in realtà è ben pensato ma sviluppato male, perché poi, come andremo a vedere eventualmente nel prossimo video, sempre se ne volete un altro, le cose da fare sono parecchie. Comunque c'è una segheria, quindi c'è la possibilità di vendere gli assi di legno. Ah, siamo arrivati, ok, era ora. C'è la possibilità di recuperare i truccioli, portarli in un deposito, fare tavole di trucciolato, comunque ci sono tutte, diciamo, quelle che sono le lavorazioni del legno, quindi su questo non è male. Per tagliare un albero, adesso qua occhio, vi dovete semplicemente avvicinare all'albero, vedete che vi dà i cerchiolini azzurri, quando diventano verdi vuol dire che siete in posizione corretta per poter tagliare l'albero. Ora attenzione, premo tasto destro e io non faccio altro che restare a guardare, fa tutto lui, quindi simulazione è zero. Se guardate la fisica con cui si muove l'albero, il tronco, sembra che stia fluttuando nell'aria, quindi realismo zero. Vi dico e ripeto che io non sto toccando assolutamente niente, tutto ciò che c'è da fare ora lo facciamo di nuovo insieme, è avvicinarsi ad un albero, aspettare che il gioco ci dia l'ok, ecco che qua adesso andiamo in crisi con i tronchi, ci dia l'ok dandoci appunto i cerchiolini verdi, tasto destro del mouse, adesso non me lo sta prendendo, come mai, proviamo, eccolo qua, tasto destro del mouse, e poi non fate più nulla. Il gioco fa tutto in automatico, quindi direi che per uno che è appassionato di simulatori qua siamo messi veramente male. Alberi che volano nell'aria e non si piegano da nessuna parte, né di qua né di là, non è come su farming che comunque si fanno sentire i pesi, c'è un po' di, insomma, c'è un po' di cura in più che qua senza dubbio manca. Ora direi che, visto che mi farà tagliare ancora una decina di alberi, direi che ci possiamo fermare un attimo e così guardate che bug, va a tutte le parti, adesso non mi aspetta, ok, su, più avanti, me lo fai tagliare, ok, perfetto, mi taglio ancora un po' di alberi, poi mi faccio un pezzettino di strada perché bisogna andare ad acquistare un macchinario che sarebbe il concorrente della Buffalo, della Pons Buffalo, un ragno con cui caricare i tronchi, e ci carichiamo i nostri tronchi. Allora ragazzi, il gioco mi ha fatto cambiare sito di lavoro, quindi sono andato a tagliare alberi da un'altra parte, mi ha fatto salire poi sul trattore una volta tagliati un po' di alberi, e adesso mi sto dirigendo in banca per fare un prestito per poter acquistare appunto macchinario simile alla Buffalo che abbiamo su farming. Anche il trattore al di là che ha un sound che lascia un po' a desiderare, per non dire proprio obbrobrioso, perché sembra una di quelle vecchie carriole a motore che avevano una volta,
e invece vabbè, lasciamo stare, il sound è quello che è, ma comunque sì, a parte quello, anche la cura del trattore diciamo che è della stessa forza diciamo della battitrice, quindi è proprio uno standard di gioco avere diciamo poca cura, poco dettaglio dei trattori, perché mi fa andare da una parte all'altra. Segui le frecce e diventi matto a seguire le frecce. Questo qua mi fa correre in mezzo al distributore, no? Siamo di qua. Almeno c'è la possibilità di fare gasolio, tra uno scatto e l'altro, quando finisce il gasolio si può appunto rifornire il nostro trattore. Dunque, premi invio per la banca, si può chiedere un prestito di 250.000, ripaga no perché l'ho appena preso, e a questo punto dovremo andare fino all'area parcheggio che si trova dove? Qua. Andiamo di corsa all'area parcheggio, che non è nient'altro che praticamente il concessionario dove andremo ad acquistare il nostro primo mezzo. Già da notare che non mi dà la possibilità, non mi insegna ad accendere i fari, lampeggianti, cose varie, quindi vuol dire che sono tutte cose che non ci sono. Premi invio per il negozio di macchinari. Allora, camion 100.000, 118.000, però dopo ci manca di che raccogliere, quindi per ora cosa compriamo? Compriamo questo qua. Quindi riconfermo la scelta che ho fatto in precedenza. Scendo da qui, se mi fa scendere, ok. Il nostro carrello elevatore, come lo chiama il gioco, è questo. Quindi come potete vedere anche qui siamo un po' della stessa forza della battitrice del trattore, quindi insomma grafica che lascia un filino a desiderare. Ok, guida fino all'area di taglio, quindi torniamo dove abbiamo tagliato i tronchi prima. Anche qua vedete che il sound di gioco, il sound del mezzo è un po' quello che è. Da notare che se io mando in rotazione la gru si muove anche il braccio, quindi non fa diciamo, non fa i movimenti come su Farming, che ad ogni movimento del mouse, qua è un bug, vedete che si ferma davanti al niente. Vabbè. Poi vi faccio vedere con quanta bellezza si può andare a caricare i tronchi, con quale difficoltà, allora, cioè non puoi andare in contromante, quale difficoltà si va diciamo a trovare caricando i tronchi con questa macchina. Ovviamente ti mandano sempre da una parte, ecco qua, un ramoscello che ha fermato il macchinario, va bene. Questo però capita anche in Farming, ragazzi, quindi non mi posso lamentare di questo. Porca miseria, non mi ero reso conto che mi aveva fatto fare tutta questa strada prima. Vai su, il motore della carioca. Non so se voi ragazzi sapete che cos'è la carioca, è uno di quei trattorini piccoli, alcune volte cassonati, della Pasquali o della Goldoni, che possono avere appunto il cassoncino dietro, oppure si può staccare il cassone, si può montare, che ne so, il si può montare l'aratro, la presa, sono quelle, quei trattorini piccolini combinati. Allora dovremmo esserci. Ok, qui possiamo iniziare a caricare i nostri tronchi e adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, col mouse lo muoviamo già solo andando a ruotare, quindi con un solo movimento del mouse si piega anche il braccio. Comunque ci si mette vicino al tronco, tasto destro del mouse già lo carica, ci si mette qua sopra, tasto sinistro e lo posiziona. Quindi se vi faccio un po' di spazio, vedete che in tempo, scusate, sbagliato, in tempo zero si va a caricare i tronchi e direi che è simulazione poca veramente, fa un po' pena. Comunque vedete,
non si riesce neanche a regolare in maniera un po' reale dove si va a mettere il tronco, perché fa tutti i movimenti in automatico. Ok, ce la possiamo fare. Scusate se vado un po' così alla veloce, ma tanto la simulazione è quello che è, quindi inutile stare qua a perdere troppo tempo. Magari fosse così nella realtà, che in mezzo secondo carichi tutto, questo non me lo vuole prendere, no? Ok. Vedete che ti fa andare tranquillamente dentro la cabina. La simulazione non c'è, ragazzi. Quindi credo che avete già capito che se qualcuno dovesse dirmi i consigli di comprarlo, la risposta sarebbe senza ombra di dubbio no, a meno che non abbiate appunto la necessità di far giocare un bambinetto. Per esempio adesso io mi voglio avvicinare lì e non riesco perché si muove, fa i movimenti in automatico, non mi permette di piegare il braccio come voglio io. Qua per esempio voglio avvicinarmi col braccio, vi farei vedere con la cam che cosa sto cercando di fare, ma come mi muovo mi fa comunque per forza ruotare il braccio, quindi non mi permette di caricare come voglio io. Ok, guarda che roba, proprio tranquilli e sereni senza problemi. Ok, siamo pieni, ottimo. Mettiamo il braccio qua davanti dentro la cabina, va bene lo stesso. Ok, così giriamoci. Andiamo a fare la vendita dei tronchi, così vi faccio vedere un'altra bella chicca. Adesso per esempio non so per quale motivo non va avanti. E poi direi che per oggi ci possiamo anche fermare, perché tanto non è che ci sia tantissimo da mostrare. Certe cose le si può fare solo se si va avanti un po' in carriera, quindi non, saranno cose che non vediamo, ma vi lascerò scoprire a voi nel caso abbiate l'intenzione di comprare il gioco. Mentre per capire giusto più o meno com'è la giocabilità, com'è la grafica, com'è la fisica, quello che stiamo facendo adesso direi che è più che sufficiente, si è già in grado di capire di che pasta è fatto il gioco. I tronchi sono per certi aspetti non male, per altri sembra che siano stati sradicati. Qua, dove ti sei incastrato? Qua. Guarda che roba. Un cespuglio, c'è un mezzo forestale che su un filo d'erba si ferma. L'unica cosa che c'è di buono è che non si staccano i tronchi. Proprio per esempio, guardate, questo tronco qua è incastrato in mezzo agli altri, sono un po' tutti incastrati in mezzo, uno dentro l'altro, quindi c'è proprio, perché non sono collisionati, te li fa vedere graficamente praticamente un po' come se fosse un rimorchio che si riempie. Vabbè, non stiamo qua a fare tante parole, perché delusione, ragazzi. Meno male che è costato poco. Di qua, di là. Forse le texture dell'erba sono la cosa più bella che ci sono. Che c'è. Allora, il negozio di tronchi è da queste parti qua, non troppo lontano dal concessionario. Se mi sente la casa che ha sviluppato il gioco, come sto parlando del loro gioco, mi fucilano. Però d'altronde, ragazzi, questo è il gioco, e ormai anche nei simulatori come in tanti altri giochi siamo abituati a qualità, e quindi se non sei in grado di competere non puoi entrare nel mondo della simulazione o comunque negli altri videogiochi. Per vendere basta premere il tasto invio, tac, e abbiamo preso 1000 euro. Ah, un'altra cosa, prima che scompaia l'immagine, se vedete il carico è praticamente a metà, nel senso che potevano permetterci di caricare molto di più, invece no. Quindi un'altra cosa a sfavore. Adesso c'è un bug di gioco, non me l'ha venduto, premi invio. Ah, ok, devo schiacciare qua, vendi per 1000 euro, perfetto. Venduto la legna. Quindi, che dire, ragazzi, il gioco è questo. Se volete una cosa semplice da bambini può andare bene. Se siete amanti come me della simulazione,
questo non è assolutamente un simulatore. Quindi che dire, ci vediamo ragazzi in un prossimo video, e non so se su Professional Lumberjack, magari aspetto i vostri commenti, se volete vedere giusto qualcos'altro per farvi un'idea un po' più chiara di che cosa si può fare, magari vi faccio un altro video, se no, se non su vostra richiesta, io direi che la nostra avventura su Professional Lumberjack è già finita su questo primo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!